Ciao Mauro, Ciao, grazie di essere buongiorno. qui innanzitutto. Grazie, grazie a voi. Allora, come prima domanda ti chiedo di parlarmi brevemente del tuo lavoro, però ti chiedo innanzitutto di scrivere qui tre parole che usi spesso sul tuo lavoro, per descrivere il tuo lavoro. Allora, io sono Senior Account Executive per Genesis. L'azienda per cui lavoro si occupa sostanzialmente di customer experience. Aspetta, scrivimi le tre parole. Allora, la prima è journey. Ok. La seconda metterei experience. Ok. E l'altra metterei... Scusa, sono tre parole inglesi, ne dobbiamo mettere una per forza italiana. Come vuoi. No, parole che usi di più. E l'altra, le parole che ho usato di più in questi giorni sono AI, Artificial Intelligence. Ok, facciamo vedere. Okay. Adesso ti chiedo, visto che queste sono le parole che hai usato di più in questo periodo per descrivere il tuo lavoro, di descrivermelo senza utilizzarle. Ah, ecco, questo non lo no, per quello che ti ho bloccato. Prima. No, scherzo. Sì, no, allora il mio lavoro consiste sostanzialmente in un lavoro di vendita e di contatto tra la mia azienda e le aziende clienti. Noi siamo una realtà che poi opera nel mondo B2B ormai da diversi anni, soprattutto leader mondiale nel mondo dell'esperienza verso i clienti, soprattutto sul mondo contact center, CRM. Da un po' di tempo abbiamo cominciato a fare un lavoro diverso, dedicato al sales and marketing, nello specifico dedicato alla parte e-commerce. E quindi oggi poi presentiamo e abbiamo presentato in questi giorni una soluzione completamente nuova per l'analisi di tutti quelli che sono i comportamenti sul sito web, per cercare di favorire quello che è un ingaggio tra un possibile personal shopper all'interno dell'azienda e le persone che visitano il nostro sito, detta in due parole. Okay. A proposito del forum, mi dici una parola per descriverlo? Allora, ti direi interessante, ma è la parola sbagliata, particolare, nel senso che quello che ho trovato di molto interessante è la particolarità del format, che a differenza di altri eventi in cui c'è il classico main stage con le aree espositive, è un format che, anche se più ristretto, magari con un numero inferiore di partecipanti, però consente quello che è la creazione del networking, quindi la possibilità di avere un confronto e di avere dei momenti di discussione con le persone. Quindi non il grande palco con le grandi presentazioni, ma piuttosto cose più piccole, però molto più utili. Certo, e tu come relatore, qual è il valore aggiunto che ti porti a casa da questa esperienza? Il valore aggiunto, che noi oggi presentavamo, in questi giorni abbiamo presentato anche una soluzione un po' nuova per il mercato italiano, per noi come mercato. Quindi per me è stato un momento veramente di scambio, bionivoco, nel senso che io ho cercato di dare e trasferire quelli che sono i vantaggi che derivano secondo noi dalla nostra soluzione. È stato molto interessante anche capire i feedback dei possibili clienti o del mercato rispetto a questo tipo di soluzioni e di cosa loro pensano. Quindi mi sento arricchito da una serie di informazioni che ho ricevuto, che possono essere secondo me molto utili anche per tarare la nostra offerta in maniera migliore. Certo, di cui farai tesoro. Assolutamente. Va bene, grazie mille per questa intervista allora. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao.